Nel Veneto abbiamo molti ospiti, prego. Grazie direttore, allora non perdiamo tempo. Gianluca Falcomer, segretario del Movimento Pordenone Portogruaro. Dunque, la Regione Veneto ha stanziato 40 milioni di euro per i comuni di confine. Lei voleva fare una precisazione in merito, io la voglio provocare. Non sarebbe stato meglio concedere questi 40 milioni per le nostre piccole e medie imprese? Beh, sicuramente, a fronte del fatto che poi questi soldi vengono stracciati per costruire marciapiedi, rotatorie, pali della luce, questi soldi servono a tutt'altro. Abbiamo un'economia in crisi, totalmente in crisi, abbiamo delle attività produttive che vanno tutelate e noi facciamo marciapiedi, insomma. Ho capito, così. Ma allora come potrebbero impiegare le amministrazioni questi soldi? Innanzitutto bisogna capire se questi soldi arrivano direttamente da Roma o arrivano da Venezia. Ma questi sono soldi statali che poi vengono indirizzati dalle regioni, pertanto, e quindi non riguardano solo il Veneto, riguardano anche la Lombardia e il Piemonte. Per quanto riguarda la nostra, la proposta che si può fare è questi soldi o li utilizziamo per investirli sul territorio, per creare delle condizioni per dar produttività. A Cinto abbiamo ad esempio un parco su cui si può investire, oppure facciamo del microcredito, ad esempio, le aziende non hanno credito, diamo questi soldi alle aziende perché possano respirare, paghiamo i debiti che non i comuni hanno. Non voglio fare l'avvocato del diavolo, Falcomer, ma questi soldi rientrano anche nel patto di stabilità? Perché se non rientrano nel patto di stabilità si possono utilizzare, se invece rientrano, Rosario, purtroppo la cassaforte resta chiusa. Quello che dici tu, Rosario, purtroppo è scandaloso. Sappiamo che ci hanno già dato, a Cinto abbiamo 720.000 euro da utilizzare, ma che non possiamo utilizzare perché in base al patto di stabilità quei soldi non vanno utilizzati, vanno lasciati in cassaforte. Sappiamo che Concordia ha violato tranquillamente il patto di stabilità per pagare delle aziende concordiesi. Questo è uno scoop, noi chiederemo conferme. No, ma l'ha fatto per pagare le aziende. Questa quindi, è una cosa che dire, non si sapeva, per cui chiaramente la verificheremo, è comunque una notizia importante. È scaduto il tempo. Prego. Linea alla redazione centrale, grazie. Rosario, mi faccia capire, io invece voglio sentire la notizia. Falcomer, cosa è successo a Concordia? Sostanzialmente, in base al bilancio comunale, in base al fatto che c'erano delle aziende che avevano fatto dei lavori per il comune, questi soldi sono stati utilizzati nonostante il patto di stabilità impedisse di utilizzarli. Di più, e hanno fatto bene. Ci sono disponibili e disposti a utilizzare questi soldi nonostante il patto di stabilità lo impedisca. E quindi, siamo di fronte probabilmente. E hanno fatto bene. I sindaci hanno fatto bene. Anzi, invito i sindaci del Nord-Est a pagare le aziende che stanno attendendo i denari e che rischiano di essere, o meglio, di andare in fallimento. Se io fossi un sindaco mi assumerei ogni responsabilità andando anche dietro le sbarre. Anzi, invito i sindaci a percorrere questa strada e, se non hanno il coraggio di percorrerla, di levarsi la strisciolina nero-verde o quel che è, tricolore, e di consegnarla ai signori prefetti che si arrangiassero loro a fare i sindaci. Io mi sono stancato di leggere di aziende che chiudono, di imprenditori che si impiccano perché hanno fatto lavori all'amministrazione pubblica, ma per questo patto di stabilità non possono recepire e avere i denari. Se i sindaci hanno le palle, fanno come ha fatto a Concordia, rischiando del proprio, come hanno fatto i nostri sindaci durante il terremoto. E se uno non è capace, ripeto, si prende la strisciolina e la consegna al prefetto, che non mi pare abbia uno stipendio di poco conto. Grazie, andiamo a Udine, no? Per queste cose, grazie di Falcone, mi ha dato questa nota. Per questa storia del patto di stabilità mi pare una grande, come dice Grillo, puttanata. E se i sindaci hanno le... e lo dirò anche ai candidati che vengono tanto qui a parlare. A parte che andremo anche a scegliere i candidati che vogliono venire, perché mi sono stancato di vedere facce che dicono tutto e non dicono niente. Punto primo. Ma voglio vederli veramente se hanno a cuore questa parte del paese. Come io sindaco ho 2 milioni, 3 milioni in cassa e non faccio nulla pur sapendo che quell'azienda chiude perché avanza da me 1 milione e io non posso pagarlo. Ma con che faccia ti guardi allo specchio, sindaco, la mattina?
Con che faccia e con che coscienza vai a dormire dicendo ma c'è il patto di stabilità? Me ne fotto del patto di stabilità, vado anche dietro le sbarre e se ho paura, ripeto, strisciolina al signor prefetto. Incominciate a fare questo, incominciate a fare questo. La freccia nera, amici, sta arrivando, prego.